prego, prego. Non ha solo il compito di reprimere il crimine, arrestando coloro che commettono reati, bensì ha anche il compito di prevenire. E il valore della prevenzione è quando non accade nulla, non accadono fatti gravi, ma non fare accadere fatti gravi ha dietro un lavoro enorme, ed è un lavoro di conoscenza, un lavoro di cultura, un lavoro di vicinanza a determinati ambienti, perché c'è la necessità che tutti conoscano quali siano i problemi e conoscono anche le strutture che sono chiamate ad affrontare. Quando tu mi chiedevi dei tratti caratteristici di Mascherpa, Mascherpa è un commissario come tanti altri, risolve alcuni dei suoi casi, altri no. La sua abitazione tra l'altro è questo splendido palazzo sulla nostra sinistra, quindi combinazione stasera siamo anche qui e Mascherpa ritorna nella sua casa. Risolve molti casi, altri no, diciamo, come fanno tantissimi poliziotti. Per me la cosa bella di fare questo lavoro, ovviamente, che ha chiaramente il timbro ufficiale della Polizia di Stato, è che al contrario di tanti miei colleghi, autori di fumetti che devono inventarsi delle storie, devono cercare sul web delle informazioni, io quando scrivo ho a disposizione ovviamente dei consulenti della polizia scientifica, della polizia postale, quindi per me è molto, come dire, interessante fare questo tipo di percorso. In gambo ancora di più da questa sera sul percorso della legalità, non c'è altra strada da percorrere se vogliamo fare in modo che la nostra regione diventi finalmente una regione normale nel paese e speriamo che arrivi anche in Europa. Io credo molto nel rapporto che abbiamo con i ragazzi. Io vado nelle scuole dall'87-88, vado a parlare ai ragazzi. Quando ero un illustre sconosciuto, ora sono una soubrette, no? Vado dappertutto, quando mi muovo ci sono le telecamere, eccetera. Ma io ho creduto in questo quando ero un giovane giudice.